Io ho studiato giornalismo. Mio padre scriveva per il giornale del paese. No, non mi interessa. Questo qua è forte. Va bene, che dici? Ci prendiamo un gelato più tardi. Zombicate! A me non mi interessa! Tanto noi ce la faremo, un minuto e mezzo, quindi possiamo fare anche quasi tutta, diciamo, la parte strumentale ci possiamo fare. Prova. E senti, poi questo... La notte, no? Più lento. Con tutte le strumentazioni. Ok, e ci può essere una parte allegro dove non ci piace, però ricorre il tempo. Perfetto. Allora mi cola il naso, però voglio dirvi che abbiamo finito il trailer, stiamo renderizzando e tra poco sarà online. La decidono loro. C'è un po' di confusione. C'è un po' di confusione. Ah, la batteria carica, c'è, wow. Decidono loro, noi abbiamo. Ci siamo, guardate un po'. Io, Melo, Federico, Baffio e Saro, sempre con noi. E sono di qua, quindi. Sempre. Essendo di qua passo sempre. Allora, Saro è quello che ancora non ha imbuscato una lira, ma viene tutti i giorni. Veramente. Lui forse anche lì l'ha imbuscata e non ci viene mai. Vai. Ma minchia, sempre qua. Ma vai, vieni! Allora, scuola la scrivania di Melo Cambria. La scrivania di Melo Cambria, tipo che lui lavora qua. Ma io non vengo. Sì, sì. Quindi se effettivamente dice lui lavora. Sì, sì. Sì, sì. Questo sta dicendo. Oh. Non vengono loro, si fermano. Guardate, perché sta nella sedoma. L'amore, la musica dell'amore. Subito, vado, subito. C'è molta fame, però dobbiamo dire che vale sì. La pena di soffrire questa fame, però. Che stiamo per vedere in anteprima. La merendina. Allora, dopo. La merendina. Non passi quell'illuminazione dello schermo. Non ti preoccupare, io guardavo l'istogramma. Allora, dopo il rendering. Ce lo riguardiamo e. Vabbè. Dopo il rendering ce lo riguardiamo e vediamo come va. E se va bene lo mandiamo online. No, questo è online su Facebook. È tanto più veloce di Premiere sul rendering e qua non c'è. Compratelo Windows! Ma non stiamo parlando di Mac Windows, se mandi Final Cut. Compratelo Windows! È più veloce, ragazzi, comprate Windows. Rendete conto che ci abbiamo nello studio. C'è gente che pubblicizza la Windows. La Windows. La Windows. La nuova Renault Twingo. Ecco, ragazzi, il trailer. Scusate, ricollo. Ah, così inizia, tipo, il nome. Ah, bello. Istantaneo. A reverse. Che finivo. E questo è me che fa questi difetti, capisci? Mentre cercavo sto cane, ho incontrato una signorina che passava. Yes.
Bene, molto yes, bene. Yes, all right. Posso scriverla la data. Con le magiche musiche dei Malanova. Anzi, di... Yes, di Malanova. Di Malanova. Con le magiche musiche della band Malanova. Così non c'è. Con le magiche. Le magiche musiche. Scacciavano tutti quanti. Certo, ora devo uscire. Dico, lo stai caricando. Intanto lo metto privato. Appena arrivo a casa gli cambio tutti i titoli e le cose. Ma per ora è solo in promozione. Direi che basta. Per ora lo metto in privato. Ma tanto ora tra 5 minuti già alla fine. Oh, c'è una pendrive, attenzione. E non è mia. E allora di andare a casa. Ciao a tutti. Arrivo a casa gli cambio. Città mia. Aspetta, ti collego tutto. Sì. Ah? Come dice che se ti pare. Io. No, ti nasco scherzo. No, quando mai? È che devi fare, stai a fare la battuta, però non mi dici. Ma conscio battuto. Non mi dici. Cioè sono stanco di cervello, però. Non ridete se sbaglierò. No, sì. Come non sbaglia nessuno, quindi. Allora. Facciamo una traccia nuova. Se c'è qualcosa che non vuoi te la tolgo, perché per ora è grezza, quindi può essere che senti qualcosa che ti dà fastidio. No, no, va bene, a me è... l'attacco. Sì, 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 sì. Aspetta, te la metto con le cuffie. Ti ricordo quando abbiamo registrato a casa tua. Passano i giorni, arriva la notte, pulisci i sapiti, si schiste alle sorti. Oggi è un giorno che te la prendi. A cazzo dici, oh, ma che dici, ma figlio, cazzo. Il problema c'è. Sì, ma queste cose non le pubblicare più, cioè. Ah, beh. Taglieremo un pezzo. Esatto, normale. Tipo. Passano, capito? Ok. Secondo me questo pezzo, da Donna la notte, lo dobbiamo fare per i fatti suoi. Perché è difficile prendere la tonalità, perché devi calare subito, capito? Ma torna la notte, quindi da che sei alto a che devi calare. E poi sali di nuovo. Stavo dicendo una cosa importante, ma si è scaricata la GoPro. Siccome questo mestiere non è solo riprese, montaggio, cose, c'è anche la parte marketing, che la cura è il nostro Federico Ficarra, ed è al lavoro per fare la sponsorizzazione del trailer, eccolo. Cartine geografiche, cose, budello. E c'è Nicola. Che non fa un cazzo. Questa volta arriva fino, fino. Vedete come... Che precisione. È una persona troppo seria. Lui dice di no. Però in realtà è una persona seria. Ragazzi, non credete mai a quello che dice Federico mai. Perché si fa gioco di voi. Non gli credete. Non credete a quello che vedete. Credete a quello che sentite. Vabbè, ciao. Allora, mentre Saro e Federico fanno lezioni di QR, di codice QR, io dico che è uscito il trailer poco più di qualche ora fa, non è vero. È uscito il trailer di ieri e io oggi ho realizzato lo spot per Calderone Moda, che ci ha fatto da sponsor, come sono? Da sponsor per... Ok? La sponsor per il film e adesso andiamo a fare più avanti lo spot per Iamo Bio e per andiamo a fare lo spot per la Carson Viaggi, che come al solito ci aiuta tanto in queste nostre esperienze. Calderone abbiamo fatto, Iamo Bio e poi ciottina a bocca. Carson i migliori sono adesso. Carson i migliori, grazie Carson, senza di te non saremmo niente. Carmelo Di Paola, simpaticissimo, grande. Tabacchino, macelleria Grasso, Cettina. Il G, vabbè, lui vabbè, guarda. Sono Starbucks. Non immagini, facciamo qualcosina. Ecco l'operazione. L'operazione, ok. Spazione mio nonno, ciao nonno. Ma cambiamo in scena, Saro! Vieni, Saro, avvicinati! Saro! Vieni Saro, vieni! Vieni! Siamo live! No, vai online!
poi per i backstage. Ciao. Lui è Sara, uno dei protagonisti. Qua va a dare però. Mm. Uno dei protagonisti. Uno dei protagonisti del nostro film è Rosario nella parte di Saro. Okay. Niente, presto vi lo vedete al cinema. A presto, tutto il cognato. A presto! No, mi devo preparare. Certo, certo. Adesso facciamo un giro e guardiamo anche i nostri registi a lavorare. Poi ci giriamo, facciamo un giro in questo senso qua. Ok? È arrivato adesso Melo Cambria, che andava a fare dei giri inutili sicuramente, come al solito. Torna qua, senza niente in mano, e quindi niente. Ragione così, continuano. Spunta in camera, vieni, vieni, avvicinati. Melo, avvicinati. Dai, avvicinati. Sta arrivando, sta arrivando. Dai, avvicinati. Ah, posso fare con il codice QR del V, del trailer. Del trailer! Ah! Vieni davanti. Ehi. Che loro fanno il codice QR? No. Che loro fanno il codice QR e arrivano nella pagina del video. Vero? Sì. Aspetta. Fantastico. Fallo, fallo. La vera forte metterlo nei biglietti a sto punto. Ma c'è il bus, dai. Negli altri. Ma che sarebbe? Diario di bordo? Non lo so cosa. Un diario di bordo, eh. Poi metto. Siamo in fase di vendita biglietti. Perché il giorno 28 ci sarà, la prima. Il codice QR l'ho fatto del trailer di su Facebook, non su YouTube. Minchia, bellissimo. Mettiamo il codice QR e gli scrivo guarda il trailer. Guarda il trailer. Guarda il trailer e se non ti piace non ci venire. Però me lo guardo il trailer. Minchia, il futuro questa cosa di codice QR. Con la pigrizia assoluta. Con la pigrizia assoluta. Okay. Sì, sì, perfetto, compare. Facciamo dove lavoriamo. Vieni, vieni. Aspetta, devo pulire. Questa è la realtà. In quella realtà. Guarda il trailer. Ok. Ora sì che tic, siete. Proprio così, tic, proprio così, proprio a sti livelli. Vediamo. Dai, di meno. Allora Fede ci racconta. Allora, basta un semplice smartphone e un'app lettore QR. Basta avvicinarla alla locandina o al biglietto, e adesso inseriremo anche nel biglietto. Qua devi guardare però. E fare questa operazione. Si confonde. Avvicinati. Wow, funziona davvero. Ding 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 ding. Mi ricordo che fra gli appunti c'era una cosa che dovevo fare pure io. E niente, tutto bene. Siamo molto contenti, però. Però niente. Però niente. Vai, facci un tutorial. Ciao ragazzi, oggi vi spiego come risolvere alcuni difetti di. Su un palazzo, come potrebbe essere una. Ecco qua, tipo la muffa, oppure un vetro rotto. Mettere in ordine tipo le cose. Niente, ora vi spiego un po' di trucchetti. Il sicilianissimo attore che ha interpretato il giornalista romano ha invece appreso Photoshop, però proprio sul programma e non su Camera Raw, perché Camera Raw è un po' limitoso. Ma chi dà una figlia da setta? Carmela, tesoro. Oh, Federica. Buona Totò. 4109 Campo.